Una buona e santa serata a tutti. Conclude questo giorno di grande festa, festa per tutto il cielo, festa per gli angeli, festa per i santi, festa per la Santissima Trinità, che onora la Madre di Dio assunta in cielo, festa per tutta la Chiesa, festa per tutta la terra, festa per tutti i credenti che guardano a Maria e la cantano beata fra tutte le donne. E benedetta fra tutte le donne, lei che il Signore l'ha resa madre del Figlio suo, l'ha resa ancella, avvocata nostra, potente salvezza, ancora, protezione, rifugio. E allora, adesso ascoltiamo il messaggio di Padre Francesco Iermito, piccolo fratello dell'Immacolata, e poi ritorniamo, e questa sera concludiamo con un omaggio canoro, con un canto alla Vergine Santissima. Buona solennità di Maria Santissima assunta in cielo a tutti voi. Ci troviamo alla Cittadella dell'Immacolata in un giorno significativo, soprattutto per la giornata di oggi. Siamo qui nella piazza dove svetta la colonna di Maria Santissima Immacolata, una statua in proporzioni molto grandi, realizzata a Massa Carrara ed è interamente in marmo e domina tutto lo scenario dello Stretto di Messina che vi è alle mie spalle. Nella liturgia del giorno abbiamo ascoltato le parole dal libro dell'Apocalisse. Nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Che bella immagine che ci rimanda sì alla Chiesa, ma anche a Maria. E insieme a voi voglio soffermarmi su questi due segni che ci dice il libro dell'Apocalisse. Una donna vestita di sole. Chi è l'uomo della preghiera? È l'uomo vestito di Cristo, rivestito di sole. Proprio chi ha l'abitudine di pregare, di avere un rapporto intenso con il Signore, è luminoso nel volto, è vestito di sole, irradia luce da tutti i pori. E poi la luna sotto i piedi di questa donna. Che cos'è la luna? La luna con le sue fasi lunari indica proprio le vicende storiche della vita, indica la mutevolezza della vita. E l'uomo di preghiera è colui che si erge al di sopra di tutti gli avvenimenti storici, dei drammi, è colui che non si lascia coinvolgere dalle tristezze di questa terra e prende e fa suo quella raccomandazione di Gesù: non accumulate tesori per la terra, ma accumulate tesori per il cielo, dove tignole e ruggine non li corrompono. Ecco, l'uomo della preghiera è l'uomo come Maria, ovvero colui che è ammantato di sole e che è al di sopra delle vicende della corruzione di questo mondo. Auguri a tutti. E grazie a Padre Francesco Iermito per il messaggio che ci ha dato. Adesso voglio davvero invitarvi tutti a cantare insieme a me questo canto a Maria in questo giorno di giubilo e di festa. Mira il tuo popolo, bella signora, che è pien di giubilo. Oggi ti onora, che è pien di giubilo, oggi ti onora. Anch'io festevole corro ai tuoi piedi, o Santa Vergine, prega per me. O Santa Vergine, prega per me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa notte a tutti e se Dio vuole ci vediamo domani. E un bacio alla nostra Mamma Celeste.